bene, subito con il triangolare di questa sera tra la Samagor, lo Sporting Training Pontino e il Goldbet San Michele. Guaglio prima del fischio d'inizio e si parte proprio in questi rinoni. Recupera il pallone, viene avanti velocemente, poi lascia all'indietro sul tiro subito Alfonsi, il numero 10 pronto a scoccare il tiro, invece c'è la ribattuta, palla recuperata da Terrinoni, c'è a questo punto Ricciardone, si attarda un po' troppo e poi la possibilità con la parata, tutto bene ma è da solo, prova ad andarsene, la palla recuperata dalla Samagor, se ne va con la parata di Pirani, aveva provato la Samagor, ancora Visan, la possibilità per scoccare il tiro. Terrinoni, lo scambio con Ricciardone, sale Terrinoni, ci prova da venire fuori, esce anche il portiere Padurariu, se ne va da solo il tiro. Terrinoni, lancio lungo con la palla che di poco finisce sopra la traversa, che prova la battuta, la risposta della barriera. Adesso il tiro, va da qua campo Terrinoni, se ne va da solo, nulla di fatto, la risposta del portiere avversario. Prova ancora la Samagor, Visan, la messa in mezzo, il vantaggio Ricciardone, Terrinoni, la palla messa in mezzo e c'è il gol del pareggio con Ricciardone. Zaru, Pirani si salva, la Samagor ancora senza però poi riuscire a servire il compagno di squadra, se ne va intanto la Samagor con il tiro di Franci, cioè la Samagor, ma la risposta ancora con Alfonsi, la palla messa in mezzo, c'è il vantaggio da parte di Terrinoni per lo Sport Training Pontino. A insistere Panzaro, prova la battuta, palla che lambisce il palo, no. Recupera ancora la Samagor e Pirani ci mette una pezza, il tiro, c'è la risposta di Pirani, grande intervento di Pirani, il tiro libero, il tiro e c'è il gol del pareggio di Visan a rete e arriva il duplice fischio, 2-2 tra Samagor e Sport Training Pontino. Samagor in corsa e la parata di Pirani, Malvetta con il gol di Malvetta e la vittoria ai calci di rigore per lo Sport Training Pontino. Seconda gara di finale in campo la Samagor e Goldbet San Michele. Tutto pronto, l'arbitro dice che si può partire in questi istanti. Il recupero di Bruckner che scivola sul pallone, poi la corsa da destra, la palla messa in mezzo per il tocco di Politi nei confronti della Samagor, che continua comunque ad attaccare, la possibilità adesso del pareggio, il tiro scoccato. Panzaru, il servizio verso Ferenci, il tiro defilato, ha provato lo stesso, ancora Samagor con Mogoroase, Padurariu e c'è il tocco del portiere Robibaro, Kapiuk recupera subito in avanti con Mogoroase, il palo, la palla allontanata, ancora Politi, il capovolgimento di fronte alla possibilità per Goldbet, il gol del raddoppio, metterla giù per far partire il tiro,
Adesso la fiondata a mettere apprensione, stop con il petto, poi il tiro da parte di Visan. Ferenci per Mogorovase, la possibilità e il gol della Samagor. Prova a soffiargli il pallone a Grama che lotta, Bellocchi in mezzo per Bruckner, Politi in mezzo, la possibilità, il gol da parte di Bellocchi. Verso Robibari, palla che non arriva, Ferenci, chiude Robibaro, recupera, è il tiro che non vede neanche arrivare Carpiu. Ancora Mogorovase, la palla messa in mezzo, va a recuperarla Patorariu, svirgolata e c'è Ceccano sul palo con Goldberto San Michele in avanti. Ceccano adesso, Panzaru la risposta, poi c'è la possibilità dell'allungo con Politi, tripletta personale. Gara contro la Goldbet sotto di 5 a 2 in questo istante. Samagor in avanti, Ceccano il tiro direttamente in avanti e c'è il gol del 6 a 1, risultato tennistico. Politi, arriva il triplice fischio, Goldbet batte Samagor per 6 a 2. Ed ora andiamo ad assistere all'ultimo confronto di questa serata tra lo Sport Training Pontino e la Goldbet San Michele. A rete Ricciardone, c'è il tiro da parte di Deserti, c'è Ceccano che esce con la palla tra i piedi verso Politi e c'è la deviazione da parte di Deserti con l'autorete. Ciardone allontana ancora la palla, poi Vignaroli se ne va, il diagonale che vale il raddoppio. Deserti gli soffia il pallone, Politi, se ne sta andando Bruckner, carica la corsa Bruckner solo all'esterno della rete. Sale adesso invece Bellocchi, la finta con le gambe, la possibilità, Politi in mezzo, il gol sotto misura di Vignaroli, doppietta personale per lui in questo match. Doveva a pescare, andiamo bene, poi c'è Politi che recupera e la falcata, il gol bellissimo, l'angolino più lontano e prova a reimbastire adesso con Terinoni l'azione, ci prova a caricare il tiro Terinoni, Terinoni recupera ancora disturbato da Vignaroli, Ricciardone all'esterno, Terinoni verso Alfonsi, Terinoni, Politi se ne va da solo e poi il tiro beffando Pirani nel momento circostante, ruolo di movimento, Ceccano salva su De Filippis, Alfonsi, Vignaroli alza sopra la traversa, Malvetta dalla parte opposta dove c'è Terinoni, sbuffa, ha speso veramente tanto De Filippis, il palo, due pali, Alfonsi, gli si oppone Vignaroli e Paoletti dice che può bastare, Goldbet San Michele batte a questo punto per 5-0 in finale lo Sport Training Pontino.